Alghero TG Express, un TG veloce di 3 minuti con più edizioni giornaliere, sempre in diretta, ideato e costruito per essere visto direttamente dallo smartphone, dove vengono visti oltre il 70% dei contenuti multimediali. Va in onda ogni volta in location differenti ad Alghero, dove sono coinvolti attività commerciali, istituzionali e luoghi di interesse pubblico. Costruito con una grafica accattivante, al pari dei TG online di maggior successo in Italia. Alghero TG Express. L'informazione quotidiana di Alghero Channel. Siamo qui in Capitaneria Porto Torres, quest'oggi il passaggio di consegne con il comandante Emilio Del Santo, che non è nuovo da queste parti perché in realtà era il comandante della Guardia Costiera di Alghero nel 2005, se non ricordo male. 2006-2008, è un gradito rientro per me, ritornare in Sardegna e in queste terre, in questi mari. In realtà noi l'abbiamo seguito anche insomma, in questi anni, perché il comandante è stato protagonista in diverse trasmissioni televisive, l'abbiamo visto dappertutto e finalmente adesso l'abbiamo qui con noi a Porto Torres. Sì, ho avuto la fortuna di essere nominato responsabile delle relazioni esterne nei vari comandi e quindi c'è stata questa occasione anche di fare questa esperienza, di veicolare la nostra immagine e di far conoscere quello che è il nostro lavoro, quindi la nostra attività per la sicurezza in mare e a tutela dell'ambiente. Innanzitutto, come è stato rientrare in Sardegna e qui a Porto Torres? E rientrare in Sardegna è stato emozionante, così come quando sono andato via. La Sardegna si ama, quindi nel momento in cui si arriva in Sardegna poi si apprezza la qualità della vita che c'è in Sardegna, l'ospitalità della gente, e quindi l'emozione è grande. Chiaramente hai rincontrato gli amici e tutti coloro che hanno lavorato con te, e adesso quindi si riparte con il nuovo incarico, con nuovi obiettivi e quindi con un grande lavoro da fare. Sì, prendo il testimone dal mio predecessore, il comandante Bianca, che ha ben lavorato, e questo non lo dico io ma me lo hanno detto gli operatori del porto, gli operatori commerciali che lavorano con la capitaneria di porto. Quindi il lavoro continuerà ad essere impegnativo. Dalla mia parte ho il fatto che conosco già le persone con le quali andrò a lavorare, perché ho già apprezzato le loro capacità, quindi da questo punto di vista sono un pochino avvantaggiato. Quindi questo incarico durerà 2 anni, giusto? Cosa abbiamo in serbo nei prossimi? Intanto pensiamo a questi due anni, pensiamo a far bene qua, cioè cercare di lavorare per lo sviluppo del porto, per la sicurezza che poi può portare allo sviluppo del porto, alla tutela dell'ambiente, quindi alle aree marine protette, quindi tutto il golfo dell'Asinara, e poi per il futuro vedremo. Molto bene.